l'impressione tutta quella di aver visto un Atletico Roma con un non buon approccio alla gara. Ho avuto la sensazione quasi di leggerezza mentale, eppure arrivate da due vittorie di cose che si aspettava di più. Ecco, soffermiamoci un attimo sulla voce, condividete questa analisi. Beh, forse inizialmente abbiamo anche fisiologicamente accusato quella che è stata un momento importante, soprattutto all'inizio, di una squadra che intendeva magari passare immediatamente, quindi ha spinto sicuramente abbastanza. Noi con qualche leggerezza abbiamo messo in pericolo la nostra difesa, però dopo 5-6 minuti abbiamo reagito. E credo che si è visto un Atletico padrone anche del campo, soprattutto nella fase di possesso e di non possesso, con le scalate giuste, con i raddoppi giusti. È una gara che mi aspettavo che potesse essere decisa da una parte o dall'altra attraverso una giocata importante di giocatori che hanno delle qualità, magari che in questa categoria forse qualche differenza si possono fare. Ahimè, è successo a Biancolino, per fortuna del Cosenza. Qualche minuto prima potevamo chiudere la gara noi con Babù solo davanti al portiere, e quindi noi dobbiamo essere un po' più cattivi sotto l'aspetto, diciamo, della conclusione, perché siamo una squadra che comunque affonda i colpi costantemente. Il Cosenza è stato bravo anche oggi, ma questo, voglio dire, noi lo sapevamo, noi sappiamo che questa squadra è stata strutturata per vincere il campionato. Parlo del Cosenza, e quindi ha dei problemi, non so legati a che cosa, ma è una squadra che non ha nulla da invidiare a nessuno. Mi stupisce il fatto che ancora sia a questi, diciamo, guardando la classifica, con questi punti, ma credo che abbia tutto per potersi riprendere. A differenza nostra, che arriviamo da un campionato di seconda divisione, vinto meritatamente, e 11 undicesimi della squadra l'anno scorso era oggi quella che avete visto in campo, e quindi non credo che si sia vista grande differenza, anzi noi stiamo facendo molto bene, è vero quello che dice lei, passando attraverso tutte le difficoltà, perché vincere due trasferte fuori casa e magari pensare di fare una grande gara come l'abbiamo fatto e cercare di vincere la presenza, ci vuole tanto, ci vuole molto, l'avevamo quasi fatto. Se qualcuno avesse messo la palla dentro 5 minuti prima di Biancolino, forse l'avremmo fatta noi. E quindi però queste sono le difficoltà che si incontrano in questo campionato. Pure la partenza, mister, Cosenza poteva fare subito gol, certo. Tre occasioni, era un po' disorientato la sua squadra. Ma diciamo che noi abbiamo un po' il difetto nostro, che inizialmente non siamo magari così attenti e quindi rischiamo. E stiamo lavorando su questo aspetto qua, però insomma tutto sommato poi ci siamo ripresi e abbiamo cominciato a giocare al calcio. Io credo che insomma poi anche voi avete visto due squadre che si sono battute, confrontate a viso aperto, con delle buone giocate. Forse troppo, perché specialmente già a quarto d'ora della ripresa già le squadre erano assolutamente rotte. Forse dipendeva anche un po' dal terreno di gioco, forse dal cui sembrava migliore condizione di quanto di fatti all'interno non è così, era molto pesante, quindi voglio dire l'aspetto tecnico poi sicuramente viene messo magari più in difficoltà dei campi che invece favoriscono questo aspetto. Però tutto sommato è stata una gara maschia, ben organizzata, buoni flussi di gioco da tutte e due le parti, insomma. Credo che sia l'Atletico che il Cosenza abbiano dimostrato che sono due belle squadre che stanno facendo bene, almeno per quello che io parlo della mia, meritatamente, quindi mi conforta questo e andiamo avanti. Mister, lei parlava di poca competenza sotto l'era, esatto. Senza di primi 20 minuti ha avuto due trasferimenti incredibili. Sì, ma io parlo della mia squadra. Matteo, sì. Raimondi, Portapoli, voglio dire, se per uno di quelle palle fosse stato detto, voglio dire, esattamente quello che io ho detto prima, vince chi. Però in quel momento dove ormai sembrava che la gara era incanalata, la differenza la poteva fare chi metteva la palla dentro e di fatto.
Senta, mister, i vari Esposito, Baronio, io personalmente mi sono sempre espresso che quando arriva questa gente, lei poc'anzi ha fatto un passaggio importante, nel senso che con la squadra dell'anno scorso vi siete comportati benissimo. Arrivati loro, per me, quando arriva questa gente di grande nome, se non hanno la quadratura del cerchio, la velocità, il dinamismo, la dinamica di quello che, deve, che c'è già nello spogliatoio, potrebbero creare un po' di turbativa. Nell'Atletico è successo questo o no? No, non è successo questo perché io Baronio, Esposito, Franceschini, Calderoni li ho avuti, per esempio Baronio ha fatto una partita, questa è la sedicesima se non sbaglio, e quindi mi ha fatto una partita credo intera, è stato infortunato da quando è arrivato, così come Esposito me ne ha fatte due e quindi ancora non ho potuto misurarli all'interno del mio potenziale, spero di averli a quanto prima, di modo che insomma, possano servire per la causa. Franceschini si è infortunato alla rifinitura, ha subito un problema muscolare, non è stato della gara. Grazie mister, grazie.